Bentrovati a questo nuovo appuntamento di Teleconsiglio Regione, seduta solenne nel giorno del ricordo al Palazzo del Pegaso a Firenze, sede del Consiglio regionale. Per non dimenticare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata, il giorno del ricordo è stato celebrato in Consiglio regionale a Firenze con una seduta solenne. I massacri delle foibe sono stati degli eccidi ai danni di militari e civili italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia nella zona dell'Adriatico settentrionale, avvenuti durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale da parte di partigiani jugoslavi del regime comunista di Tito e dell'OSNA, il Dipartimento per la Protezione del Popolo. Il numero delle vittime gettate nelle foibe e le caratteristiche fenditure carsiche tra il 1943 e il 1947 furono almeno 20.000, gli esuli italiani costretti a lasciare le loro case almeno 250.000. Devo dire che quando noi rileggiamo Dante nella Divina Commedia, che ci parla dell'Italia che si chiude con Pola e quindi con l'Istria, ti fa capire come in realtà il fatto di vedere tante famiglie di italiani scacciate dai territori dove erano consolidati da secoli, famiglie che furono 400.000 persone. L'immagine più significativa è quel battello, quella grande nave dal nome Toscana che porta via dal porto di Pola tantissimi italiani. È il segno di una situazione di disagio che vissero quelle famiglie nel risistemarsi lungo la penisola, ma contemporaneamente nel ricordo delle migliaia di persone che erano state uccise, gettate senza alcuna responsabilità e senza nessuna colpa nelle cavità del carso, appunto le foibe. Ricordare questo è perché tutto non deve più accadere. Il dramma delle foibe è un genocidio di dimensioni inaudite, ingiustificabili. Allora oggi siamo qui per ricordare, perché quello che è accaduto non accada mai più. Un ringraziamento davvero alle associazioni che tanto si sono impegnate perché tutto questo venisse alla ribalta dopo tanti silenzi. A noi è il compito, alle istituzioni, il compito di non voltarsi dall'altra parte, di far conoscere, ma soprattutto di far comprendere, perché quanto è accaduto non accada più. E questo vale ancora di più oggi, quando i sopravvissuti a quelle barbarie non sono più insieme a noi. Questo è il motivo del Consiglio solenne che ogni anno, insieme a quello della memoria, noi portiamo avanti, perché le istituzioni hanno il compito sempre di non voltarsi dall'altra parte. Ma credo che il tema delle foibe e dell'esodo sia legato al fatto che nella frontiera adriatica, cioè nella parte nord-orientale dell'Italia, da sempre convivono comunità diverse, italiani, sloveni e croati. Per lungo periodo questa convivenza è stata serena e pacifica. I problemi sono iniziati quando quelle terre sono diventate Italia, perché contemporaneamente si è affermato il regime fascista, cioè un regime fortemente nazionalista che ha seminato divisioni, contrasti tra comunità che altrimenti avrebbero convissuto pacificamente. Poi c'è stata la guerra, l'Italia, non dimentichiamo che la guerra l'ha scatenata assieme alla Germania nazista, ha invaso la ex Jugoslavia, l'ha occupata. Contro quell'occupazione si è sviluppata una resistenza partigiana guidata dal Partito Comunista Jugoslavo del maresciallo Tito, che ha impostato una politica nazionalcomunista, cioè ha cercato di tenere insieme tutti gli slavi, cioè sloveni, croati, serbi, bosniaci, tutte le nazioni che oggi sono riconosciute, cercando di offrendo come obiettivo a questo nazionalismo slavo l'annessione alla nuova Jugoslavia comunista di tutte le terre mistilingue, cioè dell'Istria, della Dalmazia, di Trieste, di Gorizia, di Monfalcone fino alla linea dell'Isonzo. E quando l'esercito di Tito arriva per primo a Trieste, inizia la strage delle foibe, cioè cerca di eliminare tutti coloro che possono difendere l'italianità di quel territorio, cioè tutta la classe dirigente italiana. Ecco, io credo che per tanto tempo non si sia parlato a torto delle foibe, perché l'Italia, quando è finita la guerra, ha fatto finta di aver vinto, mentre invece la guerra l'aveva fatta, scatenata e l'aveva persa. Parlare di foibe di esodo voleva dire riconoscere la sconfitta, perché nessun vincitore ha migliaia di morti e centinaia di migliaia di profughi dopo la fine della guerra. Mio nonno e mio papà
le sorelle di mio papà e mia nonna sono nate ad Orsera d'Istria, un piccolo paesino di pescatori nel cuore dell'Istria. Vennero via con un passaporto provvisorio, valido solo per il viaggio di rimpatrio, nel 1948. Mia nonna però era dell'entroterra, parlava anche il croato, e per paura che la milizia jugoslava titina la fermasse alla frontiera, partirono di notte su una barca e costeggiando arrivarono in Italia, a Trieste. E italiani due volte, uno per nascita e uno per scelta. È dovere delle istituzioni ricordare, fare una giornata istituzionale, un consiglio regionale straordinario che consenta a ciascuno di noi di assumersi un pezzo di questa responsabilità. Il ricordo è un dovere di carattere istituzionale. La strage delle foibe, l'esodo di un popolo, quanto successo non può essere dimenticato, e quindi è corretto e doveroso lasciare da parte le bandiere dei singoli partiti, essere rappresentanti della Toscana, rappresentanti istituzionali, fermarsi un giorno, portare e attualizzare quanto successo, perché questo non si possa più riverificare, non soltanto in Italia, in Europa e nel mondo. Credo che questa tragedia, anche questa tragedia, debba essere conosciuta e servire da monito, perché noi dobbiamo guardare al futuro cercando di abbattere i nazionalismi, di mantenere le nostre identità, ma di sfumare quelli che sono stati oggetto di guerre e di tragedie come questa, vale a dire la contesa dei confini. Credo che l'entità dell'Europa sia quella alla quale noi dobbiamo guardare, tanto più oggi, nel momento in cui ancora ai margini dell'Europa, e che riguarda l'Europa stessa, è ancora in atto una tragica guerra che riguarda ancora una volta la contesa dei confini. È stata una seduta importante, la memoria su questi fatti storici è decisiva per non solo manifestare vicinanza a tutti i familiari, a tutte le realtà, le comunità che hanno sofferto questo momento drammatico, ma anche per contestualizzare un momento storico assolutamente controverso, difficile, complesso, sulle quali credo le note che sono state dette anche oggi e che saranno dette in tanti contesti dove viene ricordato, sono importanti da analizzare con attenzione, perché questa controversia continua tutt'oggi. Io personalmente sono veramente molto vicino alla sofferenza di questi popoli, alla situazione che hanno dovuto soffrire, a un periodo storico italiano veramente difficile. Quindi credo che sia importante, ho partecipato con grande vicinanza a quello che è stato detto e alle analisi che sono state fatte. È stato un dramma volutamente dimenticato, forse perché l'Italia non ha saputo fare i conti con la propria storia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è ancora un dato di fatto in questa grande contrapposizione che tutte le volte viviamo in occasione di rievocazioni come queste. L'importante è comunque cercare di comprendere, come ha detto anche il Presidente del Consiglio regionale, comprendere le ragioni di quello che è accaduto per attualizzarle e cercare di capire il presente. Questa è una lezione fondamentale che dovrebbe essere sempre fatta, guardando alla storia e cercando di conoscerla, anche per fare il nostro mestiere di politici, oltre che di cittadini. Credo uno dei passaggi più belli che abbiamo sentito oggi in aula è stato quando è stato detto che la storia si racconta nella sua interezza. Il più brutto servizio che si possa fare al ricordo, alla memoria e alla storia è raccontarla omettendone una parte, raccontandone soltanto una visione, trasformando un periodo di 30 anni in un racconto di 3 anni o le decine di episodi che hanno portato al genocidio del popolo italiano sul confine orientale, all'esodo dei fiumani, degli istriano-dalmati, raccontato in maniera parziale, raccontandone soltanto alcune parti. Se la storia si racconta tutta, ogni popolo è in grado di fare conti con la propria memoria e di fare un servizio alle future generazioni. Purtroppo questa storia, per ragioni politiche e per ragioni economiche, abbiamo tenuto nel cassetto la storia. Oggi abbiamo un problema diverso,
ci sono purtroppo città come Firenze che grazie a Dio fanno consigli solenni come questi, grazie a Dio si celebra e ricordano questa giornata, purtroppo a Firenze ogni anno in un palazzo di proprietà comunale, dove dentro vengono tollerati da decenni degli imbecilli, anche oggi vediamo in un palazzo di proprietà del Comune di Firenze completamente imbandierato con le bandiere della Jugoslavia di Tito. E il Comune di Firenze sta zitto. Evidentemente sono imbecilli ma votano e quindi fanno comodo. Il momento che ha cambiato le cose per quanto riguarda il ricordo sulla tragedia delle foibe, ma in generale su quello che è stato bene descritto come esodo di centinaia di migliaia di italiani dalle loro terre, è stata l'approvazione della legge del 2004. Da quel momento ciascuno di noi che facciamo parte delle istituzioni abbiamo il dovere di ricordare e di far sì che quella pagina possa essere debitamente considerata. Un consiglio straordinario come quello di oggi è un bel risultato verso tutti, perché abbiamo lavorato sulla memoria condivisa. Bisogna andare oltre le appartenenze, oltre le sigle, bisogna ricordarsi di essere innanzitutto italiani, cittadini di questo Stato e lavorare perché vi possano essere pagine come quella di oggi. Ecco, questo è un dovere delle istituzioni. Dobbiamo ricordare quello che è stato, il passaggio che in certi territori vi è stato dalla oppressione nazifascista a quella comunista. Il totalitarismo va combattuto ieri come oggi come domani e la guerra deve essere ripudiata. Questo dice la Costituzione repubblicana. Se tutti nelle Costituzioni avessero un articolo come il nostro sul ripudio della guerra, probabilmente non avremmo certe pagine purtroppo dolorose come quella della invasione della Russia in Ucraina. Ma intanto rimane una cosa per me non scontata, che il Consiglio regionale appunto voglia ricordare i martiri delle foibe in questa giornata. È una cosa non scontata, non è scontato che questo ricordo di una tragedia italiana sia diventato patrimonio delle istituzioni italiane, perché fino a pochi anni fa non era così, non era scontato che i comuni, le regioni, le istituzioni in generale ricordassero questa tragedia. Quindi intanto rimane l'importanza del fatto che anche il Consiglio regionale della Toscana voglia dedicare una seduta solenne a ricordare il martirio di tanti fratelli, tante sorelle italiane che furono uccisi o costrette a scappare dalla propria terra con l'unica colpa di essere appunto italiani. E quindi insomma da questo punto di vista è un grande passo avanti nel ricordo di una delle tragedie probabilmente più gravi che il nostro popolo ha subito in questi anni. È tutto per questa puntata di Teleconsiglio Regione, grazie di averci seguito e buon proseguimento con i programmi di TVL.